Stasera ai Murazzi di Torino, con uno spettacolo di Pippo Civati, prosegue Proxima, il festival laboratorio promosso da Sinistra Italiana e possibile per coinvolgere cittadini e lavoratori sui temi in discussione al G7, ovviamente da un altro punto di vista. Sentiamo Maura Fassio. Ai Murazzi, chiusi da anni, si torna a parlare di fabbrica. L'occasione è il libro di Annalisa Magone e Tiziana Mazzali, Industria 4.0, uomini e macchine nella fabbrica digitale. La rivoluzione tecnologica di cui tanto si parla rischia di far perdere nell'immediato posti di lavoro ma anche imprese. È la preoccupazione dei sindacalisti Federico Bellono e Antonio Sansone. Si chiedono come coinvolgere i lavoratori in un dibattito che, pur avendo grandi ricadute sul loro destino, per ora si svolge solo ai piani alti della politica, in un contesto italiano piegato dalla crisi. Ma perché tanta diffidenza quando la Germania dimostra che più alta è l'automazione, più bassa è la disoccupazione? Perché la Germania ha mantenuto le sue grandi imprese. Tra le prime 500 imprese al mondo ne sono rimaste due di italiane. La Germania ne ha oltre 50. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo distrutto la struttura industriale, l'abbiamo spezzettata. È molto difficile immaginare che l'innovazione, se tu non hai più l'industria, crei occupazione. Il rischio è che riduca il lavoro che c'è, dimenticando gli uomini e le donne che il lavoro non ce l'hanno e lo inseguono dentro la precarietà.